Ciao a tutti ragazzi, bentornati qui a giocare sul Dino Guerra col Giappone. Ormai siamo diventati davvero il Giappone e controlliamo la situazione in cui stiamo. Allora, abbiamo già fatto il primo degli obiettivi che potevamo fare nell'ultima puntata, se non sbaglio. Dobbiamo fare, probabilmente non possiamo più fare cherry picking perché ormai non siamo più shogun, non si può più fare, visto che una volta diventi Giappone non sei più shogun, ma diventi appunto Giappone. Allora, dobbiamo convertire tutto il Giappone alla cristianità. Perfetto, questo pezzo manca ancora. Poi, fai le manifatture nel 655, questo sarà difficilissimo, ragazzi, perché ci deve uscire a noi le manifatture, per forza. Infatti, mo dopo andremo proprio a studiare bene le cose, le condizioni. Invece qua devo fare la riforma Land of the Christian Sun e prende Palestina e Cairo. Ok, quello diciamo che è la parte più semplice sicuramente. Palestina e Cairo, se non sbaglio, Land of the Christian Sun, eccola qui. Allora, per farla bisogna fare queste due missioni, 90% Religious Unity e questa già si fa, ok? E invece poi qui, 1000 Development in province cristiane. Ok, quindi in realtà ci vuole un pochetto, ci vuole un pochetto. Allora, l'Alaska l'abbiamo riacchiappata, anche se gli abbiamo cambiato la religione. Sarebbe da via pure l'Australia, facendogli un placate local ruler 3 volte. E poi appena riprendiamo un po' di prestigio, continuiamo a fargli sto giochetto. Non abbiamo guerre aperte, stranamente, però stiamo aiutando la nostra colonia australiana a ripiarsi dai ribelli. Noriao Matsunaga sta per arrivare. Qua sono io, qua ci ho messo io il colono. Poi ho colonizzato qui. Qui purtroppo Portugal è riuscito ad arrivare. Porca puttana, Portugal è arrivato. Perché mi segna pure qua? Boh, non ho idea. Ok, comunque The Andamans mo tra poco finisce come colonia. Tutta sta parte l'abbiamo presa da Assai, ormai abbiamo aggiustato tutto. Penso che non abbiamo anche problemi dei ribelli. Giusto a Musashi, questi stanno ammazzando i ribelli. Ok, Andamans è diventato autonomo. Vediamo se c'ho da fare roba interessante, soldi da spendere. Fammi vedere un attimo, eh. Ok, questa è una nuova giornata di registrazione, ragazzi, quindi devo ricontrollare un po' le cose. Ok, va bene. Io direi che come mancava qua, sarebbe da fare un po' di workshop. A proposito, cominciamo a studiarci cosa ci darà le manifatture. In realtà mancano almeno 100 anni di gioco, praticamente. Però prepariamoci. Allora, Global Trade deve esserci già, 6,50, perfetto. Global Trade ci deve stare in una delle province, va bene. Ci devono stare due province a 15 di sviluppo a fianco. E una manifattura, ok, praticamente le province che se tutto il Giappone fosse sviluppato 15 e c'ho tutte manifatture, in linea teorica c'è una probabilità assurda che mi capitano le manifatture in Giappone. Quindi probabilmente dovremmo fare queste sporcizie qua. A livello di tech come stiamo? Siamo messi molto bene. A livello di idee, ok, ottimo. Quindi sarebbe da fare quando abbiamo i punti da buttare, sviluppiamo a 15 proprio ogni provincia. Ah, la cultura Ainu non è accettata. Vabbè, la cultura Ainu può essere tranquillamente convertita, eh. Cioè, vabbè, scusa, falla Tokoku che costa di meno e tanto è sempre accettata perché sono impero. Che me frega. Ok. Kamkashan, no? Ok, pure qua mi pare che c'è Ainu, eh. Ok, sì. Tokoku che costa di meno. Ok, qua ci sarebbe Nifk, ma insomma, queste sono province veramente inutili. Sono pure cattoliche, quindi queste contribuiranno a fare lo sviluppo cattolico nei posti. Ok, a 1000 di sviluppo cattolico. Questo che cos'è? Ah, questa è una provincia del Wasteland. Per colorarla mi sa che devo prendere questa qua. Va bene. A Shoshu aumentano local goods produced. Vabbè, ma nessun problema. Scusa, perché non dovrei fare quello? Ok, lo Shogun Mutsumoto, c'ha pure il morale degli eserciti. Interessante. Se non sbaglio, c'ho l'aggressive expansion che me se porta via. Beh, oddio, non è vero. Non è vero. Non c'ho manca la tregua con questi.
Scusa, ma allora beviamoci Wu. Dove stanno i miei eserciti? Uno sta qui pronto per berci le Filippine. Beviamoci prima le Filippine, va. Visto che ci siamo, ci beviamo prima le Filippine. Le mie navi stanno dove? Qui, perfetto. Le prendiamo, le portiamo nelle Filippine e ci famo anche star tornado commerciale, dai. Perfetto, perfetto. C'ho i prestiti dei burger da pagare. Ok, mi tengo i soldi. Allora, sto facendo una quantità di soldi incredibile, con cui dovrò soprattutto fare le manifatture in Giappone. La California si mezza ribelle. Ribella. Vabbè, chi se ne frega. Oh, se tengo i soldi a casa, dicono. Hai visto? Questo è un sì. Ok. Oh, ricominciano le conversioni, con cui prendo una stecca di prestigio interessante, come vedete. E a ben culo sono arrivati i China Ware, e poi quella è una cosa importante. Una merce importante. Qui ancora ne è arrivato. Quanto manca qua? Che poi ho tre colonie precise, quindi in realtà potrei pure togliele. Ok, una e due. Ok, mando via il Colonist e le mettiamo in queste altre province qua di sto nodo, e questo è uno dei nodi più importanti che mi servono da piano. Ok, le navi sono arrivate. Quindi, dichiariamo guerra a quello più grande possibilmente. Tondo Berau. Berau chi è? Quello land l'ho creato. Non c'ho il casus belli. Non c'ho il casus belli. E non c'ho il casus belli. Oh! Allora vai! Rifamo tutte le spie. Togli quella da Russia. Fammi vedere questa. Butuan, Tondo, Cebu e Sulu. Ok, questa qua, Butuan, è la meglio. Quindi aspetto quella là. Ok. L'Australia sta ancora a far correre. Toccherebbe capire se posso anche bermi uno di questi. Così magari l'Australia diventa ancora più importante. Guarda, facciamo una spia anche su Palawa. Che poi nell'ultima guerra non gli ho dato le province a loro, quindi non hanno abbassato il Liberty Desire, purtroppo. Cioè, ho semplicemente prese io e poi passano alla colonia in automatico senza abbassare il Liberty Desire. Quindi non ho potuto città, tra virgolette, sul Liberty Desire loro. Però vabbè, dai, ma sto registrando. Ah, molto bene, molto bene. Ok, comunque sta andando tutto bene. Abbiamo grande power projection, insomma, stiamo da paura. Ne è comparsa anche un'altra. A Wuat, ok, perfetto. Ma i soldi tanto ci stanno uguali, ragazzi. Più 41. Tiè. 21.000 manpower. Ok, va benissimo. Sarebbe anche da fare qualche momentino. Se non sbaglio, avevo fatto a Kyoto, avevo fatto già il primo livello di coso. Secondo livello mi darebbe pure Liberty Desire and Subject un altro 5% e l'equilibrio di tutti gli state, che non è male. Sono arrivati i soldi dall'Alaska, ok. Tatticissimi. Ok, sfruttiamo sti mesi per stampo in pace. È morto un conquistador. Ma la California come sta messa? Ok, la New Castile si è presa tutto il Messico, eh. Questa, ok, va bene. Izen convertito, si continua. Intanto c'ho un bel boost al prestigio, come vedete, più 3,62 all'anno. Si va molto bene. Con questi claim qua nelle Filippine avrò fatti 10 volte. Ok, tutte queste isole devo finire da Pia prima che Portogallo si espande, eh. Quindi, insomma, mo, fondamentale che me sbrigo. Pure se c'è da sganciare un pochetto, mettiamo tutto in trade company. Ok, fammo clicca bene, va. Ok, 150 settler all'anno, 40% dei new settlers. Cioè, c'ho tipo un boost coloniale incredibile. 10% alle spie là, 13% ai selvaggi in Australia. Insomma, mo, tra poco arriviamo. Un altro prestitone. Intanto controlliamo qui. Allora, se c'è stato da mettere i punti non li metto. No, in realtà sì, devo mettere perché sennò abbassano local settler.
Ok. Prossimo gruppo di idee dopo, eh. Mo pensiamo a quale mettere. Probabilmente saranno le idee di infrastruttura, così facciamo gli edifici scontati e tutte queste cose. Quindi nel caso già mi tengo i soldi e comincio a costruire edifici direttamente quando ho quelle idee, tanto le devo fare. Ok. Zero di prestigio. Plaquette, local ruler un'altra volta. Ormai l'Australia l'abbiamo quasi ribeccata. Yuat è arrivato l'incenso. Intanto qui sta arrivando Convert Japan da Musashi. Va bene. Non c'è ancora bisogno di fare altre cose, altre guard house. Che in realtà sto molto messo bene a livello dei corni incapaci. Un'altra conversione. Mikawa, Musashi è uno di quelli che sta a essere convertito, ecco perché mi stanno a fare i belli. Allora, il nostro erede, no anzi, il nostro Shogun, si interessa del mondo fisico o del mondo delle leggi dell'uomo e di Dio? Facciamo il mondo fisico. Vediamo che succede. Ok, un'altra conversione. Ci stiamo avvicinando pericolosamente a quando finiamo tutti questi obiettivi. Allora, intanto qui si fa questo claim, torna indietro questo, e tra 48 giorni si fa la prima guerra. È arrivata la prima tech, ma non la faccio perché tanto non prendo l'innovativeness. Sti punti, anzi, se mi riesco a tenere, mi sviluppo tutte le province in Giappone a 15, come dicevamo prima. Perfetto, qui Palawane, ma arriva pure Mianjin che sta sulla costa, Kaurna che sta sulla costa, e ora che non sta sulla costa è Kamilaroi. Ok, quindi ora non posso prenderlo, però non posso, purtroppo non posso neanche mettere in combelligeranza la gente. Ok, senti, vai aiuto a questi, va bene. 18% intanto per 19,60. Sono arrivate pure le spezie in un altro posto, però ecco, le colonie stanno arrivando proprio a cannononi. Cioè, una cosa assurda. 20 e 50, vai, si fa. Si fa, appena torna il diplomatico si fa. Quindi, die. E si va. Quindi, Buduan mi viene. Tondo, no, Tondo non viene. Cebu, perfetto. Sulu, ma Sulu fa venire Brunello. Ok, quindi facciamo questi qua. Attacchiamo qui. Sulu è un'isola abbastanza interessante. Se non sbaglio, sta nel nodo delle Filippine. Sì, quindi è pure centro commerciale, quindi attenzione. A Butuan ho vintone, giustamente. Ok, quindi qui non penso che ci vogliano più de... C'è sta il forte? No, quindi io qua ci lascio 4 cristiani precisi. 1, 2, 3 e 4. E questi possiamo già andare avanti. Tanto le navi bloccano tutto. Questo non ha partecipato alla guerra, Mattias, quindi mettiamo il diplomatico qui. E ci facciamo anche lui. Intanto già abbiamo cambiato le culture in quei posti di Ainu. Abbiamo anche ammazzato qua la gente. Senti, qui sono 4.000. Cioè, avevamo 4.000 qua. Sì, anche qui. Quindi anche qui lasciamo 4.000 cristiani. 1, 2, 3 e 4. E andiamo avanti da Tondo. Ma Tondo ha partecipato? Sì. Tondo alla fine ha partecipato. Andiamo a ammazzare Tondo. Ammazziamo proprio tutti con una botta, ragazzi, eh. Ok, un altro prestito dei burgers, ci siamo quasi. Mo' che finiscono queste colonie, anzi mi rimetto pure a posto a livello economico, visto che in realtà stavo pagando assai per tutte queste colonie. Quindi Sampit è diventato autonomo, perfetto. Che qua, insomma, sto mese stavo a pagare abbastanza le colonie, meno 13. Autonomia, tanto mo scende a bestia. Ok, l'esercito di Tondo dov'è? Non c'è. Finito una dieta, tanto non c'avevamo il problema della cosa. Soprattutto mo faccio la cosa a livello 2 sulla mia capitale. Musashi manifattura, non è male. 30 di prestigio. Beh, 30 di prestigio, questo è gratis e prendo i punti amministrativi, quindi facciamola.
Ok. No, non voglio perdere il punto di stabilità. Ok, a Mikawa abbiamo convertito. Una fabbrica di prestigio interessante, ragazzi, eh. Come sempre, la religione cattolica è abbastanza rotta. Anzi, forse tra poco posso pure fare un altro punto del Papa in qualcosa. Mo' ci pensiamo. Katapang diventa una colognona. Mino convertita. C'è sempre un certo punto delle mie campagne in cui comincio a convertire a raffica così, tipo che ogni mese arriva la notifica. Tondo, ma non c'ha l'esercito, Tondo. 5.000, dove stanno? Eccoli, eccoli. Va bene, la prossima colonia che chiudo comunque ne metto a fa altre tre nuove. Qui, insomma, rimango sempre a 6 colonie a fa. Quindi qui, no, eh. Oh, sono tornato già a 66 al mese. Ok, no, vabbè, qua bisogna prima ammazzare l'esercito. Ok, vai. Ok, posso? Ok, ne manca uno solo. Quasi punti massimi, mo ci pensiamo. Intanto tu fai il trasloco e porta la gente qui. Allora, punti massimi. Intanto qual era il posto più probabile in cui sarebbe uscita la manifattura? Centri commerciali. Allora, intanto i centri commerciali devono stare tutti sviluppati a quanto leggiamo? Beh, no, in realtà Setsu is the capital province. Non è la capital province, Setsu. No, infatti è un'altra cosa, scusatemi. Allora, mi serve Global Trade, 15 province a 15 di sviluppo a fianco e una manifattura. No, niente, mi servono semplicemente che le cose siano sviluppate a 15. Quindi io direi che andiamo qui in Giappone, mettiamo il local dev. C'era pure un'altra cosa in cui in tutto il Giappone ci deve stare meno 7 di sviluppo, com'era? 6 di produzione, vabbè, comunque. Qui lo portiamo a 15. 15. 15, ok. Quindi questo state l'abbiamo già fatto. Mo sarebbe da fare Northern Kyushu, che inoltre è già tutto cristiano. Quindi local dev. Qui ci metterei pure un paio di questi qua. Ok, quindi 15. Ok, 15. Questo 38 addirittura. Non credo che le isole contino qualcosa, però insomma, dai, per prendere pure un po' di terra togliendo dai nobili, facciamo così. Ok, 15. Ok, quindi praticamente tutta quest'isola qua sotto l'abbiamo sviluppata a 15, quindi ogni provincia è papabile e diventa la sede delle manifatture, facendoci la manifattura sopra. Quindi ritorniamo a vedere. Ritorniamo a vedere. Ci vanno queste manifatture particolari, però qui le facciamo tutte. Ok, tutte le manifatture possibili e poi vediamo. Ok, la battaglia di Gubbi Gubbi è vinta. Sempre queste province con nomi ambigui, cacco. Ma dove stanno quelli che devono trasportarsi? Cioè, questi che giro stanno a fare? Ah, hanno beccato la flotta nemica. Ok, scappa. Qui ho beccato la flotta nemica, in cui però gli faccio un casino perché questa è la flotta di combattimento. Ok. Quindi c'è Bumori. C'ho qualcosa da fare? No, vabbè, tanto è morto. Ok. Mi potrei far dare cose del Butuan, credo che sia un tributario, vabbè. Tanto mo lo sto combattendo, quindi. Questa flotta va qui. Vabbè, in realtà questo ci può andare a piedi da solo. No. Ah no, perché da qua a qua non si vola. O forse questi non mi hanno dato il passaggio. Vabbè, guarda, questo fa qua e questo fa qua. Tiè. Ho rifatto uscire la flotta. È morto un trasporto.
Vaffanculo. Vabbè, tiè. Mi serve un trasporto. Andiamo a raccattare un trasporto. Ok, eccolo qui. Questo poi lo manderemo nelle Filippine per muovere l'esercito da 20 se servisse. Ok. Mamma mia, 10 di prestigio, ragazzi. 10 di prestigio. Non è che c'è un'agenda sopra? Boh. Ok, questi stanno a scendere. Ma l'ho cominciato a far correre? No, ok. Ma ovviamente sarà anche un tondo full annex se posso. Ok, ma questo che è? Questo che è? Un tributario di tondo? No. Sta pure da solo, quindi pure qui ci arriva una spia. Aumentiamo le tasse all'Australia. Ok, vai. Questo è? Ah vabbè, Butuan che si arrende. Senti, ma l'ho preso quel territorio? No, sto ancora là. Il Papa è il Papa. E a proposito, fammi vedere che posso fare. Mercantilismo, Diplo Annex, Manpower, Improve Relation. No, per adesso non mi serve niente, quindi mi farmo i punti per un eventuale punto di stabilità. 5 development cost, grazie al cardinale. Anche questo potrebbe essere utile per continuare a pompare le province a 15. Ok, tondo è quasi morto. Tiè. Quindi tondo. Se ne va. Chi è? V e Mathias. Vabbè, insomma, nessuno. Ok. Quindi queste flotte da 19 vanno qui. Queste si rimettono qua in mezzo. Qui deve arrivare questo da 1. Questo va a ammazzare quest'altro. Mo' attacco anche questo qua. Suruga, diventato cristiano. Si continua, 78% dei religious unity comunque. A proposito, tutte le Filippine vanno in 3 company. Ecco qui, un'altra provincia è diventata autonoma. Quindi, togliamo i 3 coloni. No, mi si deve sbloccare ancora. Allora, recall. Quindi passa un giorno, ho 3 coloni. Paghiamo il prestito. Allora, mandiamo uno qua. Qui è arrivato il Portogallo, niente, vedi. E 3, tiè. Mannaggia, vedi? Portogallo sta andando sempre più avanti. Gli devo prendere più province possibili. Intanto è arrivata la spia qui, a Mathias. Togliemi la spia e tanto non serve più. Arriva Berau. Berau chi è? Vabbè, tiè. Quindi quelli non servono a nulla. Butuan è morto? No, devo ammazzare Sulu. Ok, mo ce vado. Mo ci andiamo. Tanto questo può andare qua. Ah, qui non ho bloccato il porto. Per magia. Vediamo se questi riescono a farlo. No, non ce l'hanno fatta. Allora, questi possono andare a prendere Buglas de corsa. Ma questi che stronzi. Vanno a prendere dall'assedio un altro. Bengkulu è diventata un'altra provincia autonoma. Tanto posso fare New World Charter, Conquistador, che no, questi non mi servono. Un'altra conversione. Si vola qui, Sempre alta power projection. Una abilità che posso fare? La trip power, la disciplina dei merceri fa madre, il power. Ok, allora io già avevo una flotta mercantile. Dov'è? Questa è da 30, perfetto. Fammela diventa 35 almeno. Un conto di investimenti per flotte, ma è difficile, ricordiamoci che non devo fare. West Timor è diventato autonomo. Intanto 1 2. Dove arriva qua? Ok. Questa per qualche motivo è più lontana, risulta. Panay ho già vinto.
Ok, quindi questi morono, ma andiamo a ammazzare l'esercito di questi qua. La nave è arrivata. Qui siamo trovati i selvaggi. Ok. Juan Pur mi ha messo come rivale, così a caso. Manco se conosce, manco se siamo mai visti. Ok, questi abbiamo beccato altri selvaggi. Allora, ragazzi, va benissimo. Ci vediamo nella prossima puntata in cui finiamo di prendere le Filippine senza alcun problema, come avete appena visto. In questo modo, tutto il trade delle Filippine, vi ricordo che o ci pompa verso le Hawaii e ritorna in Giappone, oppure va verso le Moluccas, in cui abbiamo il controllo commerciale praticamente assoluto. Forse dovremmo cominciare a pensare ad attaccare Sunda per prendere tutto il resto, però insomma, ci siamo, ci siamo. Io con questo vi saluto e ci vediamo alla prossima puntata, a presto!